In soli 7 giorni la nostra regione è stata protagonista in 4 grandi appuntamenti internazionali dedicati al mercato delle vacanze. La scorsa settimana a Napoli per la Borsa Turistica del Mediterraneo, poi Alghero per la Bitas concomitante con gli eventi di Milano, per l'Expo del Turismo Religioso e di Firenze per la edizione 2023 di Tourisma, il Salone Internazionale del Turismo Culturale curato da Piero Prunetti, direttore della rivista Archeologia Viva. Lo stand della Sardegna allestito per il 9° anno consecutivo dalla Carlo Delfino Editore ha portato a Firenze una proposta turistica organizzata nella quale l'archeologia, le tradizioni culturali e le economie rurali costituiscono elementi connotanti di una regione che ha proposto agli operatori turistici la possibilità di soluzioni di viaggio per un turismo sostenibile di piccole comunità con misurata capacità di accoglienza. La 3 giorni fiorentina dell'isola si è chiusa ieri sera con un bilancio di 11.000 visitatori ed un risultato decisamente positivo, con uno stand di passaggio obbligato arricchito da un grande schermo a LED, l'unico presente nel salone, che ha proiettato ai visitatori una Sardegna di unicità archeologiche incastonate in un paesaggio naturale unico. Un allestimento, quello proposto dalla Sardegna a Tourisma, che pone il tempo, la persona, la conoscenza come ingredienti esperienziali che sanno coniugare spiagge e interni, buona cucina e una cultura dell'ospitalità sacra già ai tempi pagani. Una Sardegna che si è presentata con proposte territoriali associate come l'Unione dei Comuni della Tresenta o in rete di aziende come le 20 imprese di gestione di beni culturali ed archeologici operanti da nord a sud della Sardegna, riuniti insieme nel progetto SMART. Sono state presenti al Salone Fiorentino anche le 2 grandi realtà legate al mondo storico della pietra, il Menhir Museum di Laconi, promotore capofila della Rete Nazionale delle Statue Stele Menhir, e la Fondazione Montebrama, con l'unicità dei suoi giganti di pietra che stanno imponendo la rilettura della storia della statuaria mediterranea.